Signori, bad mie, benvenuti in un nuovo episodio di Atomic Earth. L'ultima puntata è stato un po' un delirio perché comunque abbiamo fatto ben poco, ma perché dovevo sia riprendere mano con i comandi, sia cercare di orientarmi io proprio più un sogno mi si casa. Adesso, più che altro, è molto più... Insomma, nell'ultimo episodio abbiamo combattuto, abbiamo preso il barattolo, cazzi e mazzi, e adesso che abbiamo un barattolo dovremmo poterla... Ma che cazzo di partita mi ha caricato? Perdonate perché già le bestemmie, ragazzi, le sto percependo. Ah no, ok, è rimasto che era tutto attivo. Collego un barattolo nel laboratorio alghe. Ecco, dove cazzo è che lo devo mettere? Ah, è qui. Prima mi diceva, non mi dava più il segnale, mi diceva di raffreddare le cose. Si era buggato, infatti. Per quanto riguarda di raffreddare sta roba lì, io non sono... Ah, da questo lato devo metterlo. Ok. Ah, quindi è un barattolo particolare. Barattolo okay. Dei polimeri luminescenti collegati. L'albero sta brillando. Ok. È bellissimo. La fase della generazione energetica preliminare è cominciata. Va bene, quindi il problema è che noi dobbiamo sempre... trovare altri barattoli. E uno di questi barattoli si trova... in questa stanza, solamente che questa stanza è abbastanza, diciamo, buggata, ecco, perché quando io scendo qua sotto, comunque non ho capito perché mi fa questi sprint personaggio mentre è in corsa, è fatto così. Quando io arrivo in questa stanza, qua ci sono delle caldaie e il problema è che queste palline che presumo raffreddino, queste palline io dovrei inserirle qua. La prima se la prende in automatica, vedete? Quando però vado con le seconde, non se le prende più. Ok, dopo 27.286 anni ho capito come cazzo devo passare questa cosa. E non è che l'ho capito grazie alle mie grandissime doti di intelligenza, perché non ne ho. L'ho capito grazie a uno youtuber, un gameplay di qualcun altro che giocava, e ho capito che quando io metto le palline là dentro, in teoria sbucano da qualche parte qua palline che poi devo trascinare dove sono le fornaci. Escono da qua, in teoria non dovrebbero essere lontanissime da qua. Oppala. Ha funzionato. Ne mancano due. Caspita, ne sei sicuro? Porca puttana, i traumi, raga. Ok, anche la seconda è pronta. Perfetto. Ah, la seconda dobbiamo farla girare di qua. Buongiorno, lei sembra messo meglio degli altri. Un attimo, si avvicini. Ah, oh, l'hai fatto male? Fatto male. Madonna. Ah, ti dai coglioni. Aia, ma guarda. Mi scassi la minchia. Ok, spingila. Ma dai. Beh? Oh, ancora. Aia. Che sollievo. Non vale, 2v1. Attenzione, schiva. Colpisce, non ha paura. Qua, recupera il barattolo. Compagno maggiore, hai trovato la dottoressa Filatova? Colei che ha contribuito al massacro iniziato da Petrov? No. È ancora a piede libero. Vorrei fosse chiaro che la dottoressa Filatova deve rimanere illesa. Se la sua incolumità sarà a rischio, dovrai proteggerla. Cosa? Proteggere la stronza che è il motivo per cui sono nella merda fino al collo? Ma che cazzo dici? Il traditore Petrov ha usato la dottoressa Filatova a sua insaputa. Lei era totalmente ignara delle sue vere intenzioni e della cattiveria di quel maniaco omicida. Decideranno il suo destino in tribunale. Non se lo merita. E invece è il minimo. La dottoressa... Qual è l'utilità del laboratorio del caldo? Ci si producono polimeri resistenti al calore. Io proprio stavo fottendo. La maggior parte della ricerca è dedicata alla coltivazione di flora resistente al calore. Sì! Qui i polimeri sono arricchiti con oli essenziali di Cactaceae cererus, un cactus. I polimeri rendono possibile coltivare gruppi di piante che si adattano ad alte temperature. Rendono il deserto più verde o qualcosa di simile? Qualcosa del genere. L'unica mia domanda è come stracazzo vado lì? Azione, un scatto ferino. I barattoli si riempiono automaticamente una volta normalizzata la temperatura.
Ok. Preso barattolo del laboratorio caldo. Perfetto. E c'era pure una registrazione che ho preso. Viva i metal metallici. Beh, non me ne fotte un cazzo. Vai, metti sto barattolo. Armi o abilità. Vediamo se riusciamo a fare qualche cosa. Allora, la scarica. Noi possiamo fare questo qui che non abbiamo. Lancia scosse. Quando produce una scarica che colpisce i nemici e infligge danni elettrici. Ah, ecco perché non facevamo un cazzo. Perfetto. E adesso abbiamo l'amplificatore, quindi che fa più danni. Oppure questo qui penso che sia la ricarica più veloce. Vediamo. Aumenta la distanza di efficacia. Ah, no, la distanza. Vedi. Man mano. Cos'è? Oh. Cos'è questa merda? Quello è un germoglio. Che cos'è un germoglio? Quelli che trasformano le persone. I germogli erano stati progettati come mangime altamente performante per il bestiame. Ma questo germoglio ha qualcosa che non va. Guarda lì. Oh. Un pollo assassino. Questa mi mancava. Ma... porca puttana. Non è consigliabile attirare la loro attenzione. Troppo tardi. Ah, ma c'è il vetro. Oh. Stavo mangiando una mucca, ma guarda lì. Porca puttana, lo schifo. Ma mi ha già visto? Mi ha già visto. È morto? Ah, vabbè, ma è OP sta pistola. Ma ci avevo messo pure il freno di bocca, tra l'altro. Adesso quindi è leggermente forte. Dammi tutto. Quindi questa cosa non posso distruggerlo. Ecco, molto meglio. Non si sa mai. C'è una pacca. Ma che bei pesciolini in questo acquario. Io ho ucciso il pollo. Cazzo, era un'esca. Oddio, ci sono quelli lì. Oh, guarda già quanto danno facciamo. Ricarico. Attenzione, cambiamo arma. Ok, qua ce la siamo cavata abbastanza bene. Lottiamo. C'è un porco, una due mucche. Una... Madonna, che due coglioni questo che parla. E io vedo solo questo. Sembra di essere in un centro benessere. Ah no, questo è luminoso, accogliente, il cibo è in abbondanza. Okay. Cazzo! Li ho appena uccisi tutti! È una procedura standard nell'iter di produzione. È da qui che provengono i componenti organici dei polimeri. Quindi dove sono finiti? Al laboratorio delle alghe, per sottoporsi alla sintesi polimerica. Non guarda voglio come sapere altro. Salvataggio dei dati. È enorme. Non ho mai visto così tanti vasi in un posto solo prima d'ora. Qui si coltivano le piante che poi verranno trapiantate sulla Luna, su Marte e su Venere. Ma per adesso mi sembra che non funzioni un cazzo. Troviamo il pannello. Qui ci sono solo cadaveri. Sul muro c'è un relè laser per fare tornare la corrente. Ok, mi metto all'opera. Oh. Mamma mia, bestemmia, tira sto roba. Ecco fatto. Okay. Come riempio il barattolo adesso? Si riempirà automaticamente di criopolimeri. Dobbiamo solo aspettare. Sembra troppo facile. Appunto. A quanto pare abbiamo compagnia. E infatti. Figurati se potevamo starcene qui ad aspettare in pace. Ok, consumo questo qui che bene o male è infinita. Da un certo punto di vista. Merda, cosa c'è che non fa? Cosa devo fare? Il barattolo si riempie solo se la temperatura del laboratorio è sufficientemente bassa. I ventilatori raffreddano la stanza, quindi devono rimanere accesi. E non lasciare che i germogli si avvicinino alle pale. Perché cazzo non me l'hai detto prima? Merda, il ventilatore si è fermato. Prova a usare scossa per farlo ripartire.
Aspetta, aspetta un attimo, che c'è il buon uomo qua. Ah, ma vaffanculo, è questa che devo colpire. Ok, dopo 2 ore ho capito che devo azionare questi. Questo gioco mi sta rompendo il cazzo. Dai. Ok. Riavviare il sistema di ventilazione. Ok, però ho fatto tutto. Vai, riavviamo. Ed è il terzo barattolo, raga. Mamma mia. Neuropolimero. Dai che è quasi pieno, madonna. Ok. Con successo. Ce la prendiamo. Alleluia. Andiamocene da qui. A tutti i dipendenti, il laboratorio dei pesticidi è ora accessibile. Perfetto. Ah, possiamo uscire da qui, si è aperto. Adoro questi tuoi barattoli. Non vi stancate mai di infilarli dentro qualcosa? Beh, è una tradizione. Sì, beh, forse dovreste pensare a rivalutare le vostre tradizioni. Capsula di adrenalina, progetto sbloccato. E mi abbasso al palo. Ah, non è male questa pistola, però. Ok. Porca puttana. Ah, questo l'ho disinstallato. Eula, ma è fortissima. Dammi tutto quello che hai. Parti metà. Mamma mia, qua è pieno, raga, però. Andiamo, lascia. Per adesso nessuno ci sta seguendo. Per adesso un paio di cazzi. Vai a cagare. Minchia. Uila, mamma mia. Tranciato di netto. Buongiorno. Uila, stiamo diventando dei pro player. No, no, troppo pro player. Manco un danno abbiamo subito. Una volta ci prendi la mano questa roba. No, questo è quello che spara laser. Che due coglioni. Qui non c'è nulla. Mi sa di no. Vediamo in quest'altra stanza. Vabbè, qua comunque creavano il polimero organico, quello dagli animali. Abbiamo visto come... Buon Giorgio! La mamma mia! Ah, che cazzo si... Oddio! Tu sei troppo forte per i miei gusti. Cagare. Però guarda quanti pezzi ti dà. Vai, 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 apriamo sta porta di merda. Ok. Buon Giorgio, c'è qualcuno. L'hai sentito anche tu? Sento tutto quello che senti tu, maggiore. E che ne pensi? Cazzo di crostini. Silenzio, maledizione! C'è qualcosa di pericoloso laggiù. E quella è la mia battuta. Senza dubbio. Mm-hmm. Ma ci serve quel barattolo di polimeri antiparassitari. Di qua. Ma io comunque non ho sentito nulla. Che cazzo ha sentito il personaggio? Sa che c'è qualcosa di schifoso. Decisamente schifoso. Vabbè, cazzo. Oddio. Ah, corpo di... Sei fuori di testa, è uno scherzo. Si può svegliare in qualsiasi momento. Tra 2 ore, quando i pesticidi scarseggeranno, si sveglierà! Mi hai capito? Voglio dei polimeri antiparassitari. Ce n'è un barattolo proprio lì dentro. Un contenitore di polimeri PA400. Facciamo saltare in aria la stronza e poi ti prendi quello che vuoi, ok? Ok, ma il barattolo non finirà per distruggersi. Merda! La pompa! La cicuta va spruzzata costantemente. Resta poco PA400. Trova quei contenitori di polimeri e fallo subito. Ah, vai a cagare. Sì, ok, un contenitore. Potresti almeno dirmi come fa? È una specie... È come un... cilindro giallo? Trova il cilindro giallo o siamo fottuti. Cilindro giallo. Dove si trova quel cilindro giallo? I contenitori di polimeri sono sempre gialli, maggiore. Ok, salviamo per sicurezza. Oh, bello, proiettile per fucile abbiamo trovato. E di qua posso scendere? No, aspetta che qua c'era qualcosa. Cos'è, una cassa? Sì. Ah, quanta roba. Oh, pure una registrazione. Vediamo, ascoltiamo. Registrazione numero 1, 16 aprile. Le mutazioni... Sta giù, Schnitzel! Cane cattivo! Schnitzel. Dicevo, le mutazioni causate dai polimeri si stanno sviluppando.
Dopo un mese di osservazione di CP388, nome in codice Cicuta, ho notato un comportamento insolito. La pianta si nutre da sola per endocitosi e ha sviluppato un modo per identificare la miscela di nutrienti, allungando i suoi steli nella direzione corrispondente. Tesoro, cosa c'è per cena? Va a cagare. Questo mi ha ferito un bel po'. Come cazzo? Guarda come si schiva. Questo è il contenitore che stavamo cercando. Okay. Mi stai prendendo per il culo? Dovrebbe essercene un altro più piccolo da qualche parte. Lo spero, cazzo! Io non vedo nient'altro! Sicuro prendiamo l'intera terra. Ah. Sicuramente basterà per mettere su un bello spettacolo. Senz'altro. Penso di aver capito. Anche se sono anche rotto i coglioni. Ma porca puttana. Livello pesticidi diminuito 8%. Cioè, livello qui. Pesticidi diminuito 4%. Si mette male. Dov'è il tizio della pompa? Ci ha mollato qui. Ok. Livello pesticidi diminuito 2%. Moriremo tutti. Per me va bene, ma dopo di te. Ok, risaliamo sul ponte. Mamma mia, il bordello. Perché ci stai mettendo così tanto? Vai. Con i tuoi pesticidi, stronzo. Ecco fatto. Pausa sigaretta. Ah, il contenitore! Il BA400 è finito! Se non ci inventiamo qualcosa, siamo fregati! Tranquillo, l'ho trovato. Guarda, eccolo là. Hai idea della fatica che ho fatto a portarmelo dietro? Merda! Non così, non la ucciderà! Dovevi farlo esplodere! Cazzo! E adesso, è sveglia! Dobbiamo dare fuoco ai polimeri! Cazzo. La sigaretta! Incendi i polimeri con le sigarette! Ecco! Sì! Muori, bastarda! Ma... oddio! Porca troia, sta impazzendo! È infuriata! Scappiamo prima! Aspetta! Porca puttana, l'ha freddato! Ah, non è ancora vivo! Porca! Jonathan! A freddo! Da cazzo! La mia gamba! Ehi, va tutto bene? Sì! È fatta! Merda, i germogli, alzati presto! La mia gamba è bloccata, sparagli forza! Ce ne sono troppi, sbrigati! Ci provo! Se arrivano qui, siamo morti! Forse devi impegnarti di più! Sono quasi qui, alzati! Ci sto provando! Merda! No, aiuto! Levamelo! Resisti! Sto arrivando! Il mamma mia, esplode tutto. Beh, c'è qualcosa. È mutato. Ma non mi dire, Sherlock. Ora? Veloce. Cazzo di cross. Dio. Cazzo. Che schifo. Merda, è stato assurdo. Mamma mia, abilità, esperimenti ed esperienze uniche. Polipristinale, abilità, resti pure i polimoni. Davvero non avete niente di meglio da fare in questi laboratori che creare dei cespugli assassini giganti? Non si può ottenere una buona conquista scientifica senza qualche problema. Solo chi fa sbaglia. Proprio come me, Pedro. Attenzione. Prendiamo l'ascia. La doppio attacco è incredibile. Guarda come mi sta uccidendo. E comunque il corpo a corpo è pericoloso, raga. Vuoi o non vuoi, ci vai sempre vicino. Ma che cazzo è sto schifo? Ah, il germoglio. Vai a cagare. E vabbè, dai, è arrivato il momento di fare un po' così. Ci sta. Oh, magari usiamo questa qui che tanto utilizza. Oddio. Questo qui utilizza l'energia del guanto e non è manco male, per quello voglio potenziarlo. Porca puttana, ma cosa cazzo è? Oddio, elettricità assente. Mamma mia, me è pieno. Madonna mia.
Ma se li evito? Perché certo sarebbero un mare di risorse perse. Ok, abbiamo potenziato un bel po' il personaggio. Io direi di andare a quella minchia di stanza della Betulla. Di solito non stavano a perdere così tanto tempo con la Betulla, vero? Esatto. La Betulla è, prima di tutto, un simbolo. Anche se richiede una certa quantità di cure ogni due giorni. Quindi ogni due giorni bisogna correre avanti e indietro per trovare quattro barattoli diversi. Ok. Ho potenziato la velocità di movimento e lo scatto. Guarda quanto adesso scatta di più. Dai, metti l'ultimo. Barattolo dei polimeri pesticidi collegato. Ok. Odio tutti i parassiti, umani e non. Almeno ora l'albero può respirare tranquillamente. I parassiti sono stati eliminati e la Betulla è tornata normale. Ok. Vado, Non mi sembra vero. Ce l'abbiamo fatta, compagno maggiore. Frena quanto io ce l'ho fatta. Ho fornito supporto morale. Sì, vabbè. Suppongo che sia stato d'aiuto. Come ti senti? Questa domanda non mi si addice, ma grazie della preoccupazione. Sto bene. Siamo pronti per andare? Al momento no. Vai via. Sì, non sono entusiasta di rimanere. Ok, penso, Charles, che stiamo uscendo dalla zona. Com'è morto Cariton Zakharov? In circostanze misteriose. Il dottor Sechenov è l'unico che conosce i dettagli della sua dipartita. Circostanze misteriose, Il dottor Sechenov non ha davvero detto a nessuno cosa è successo? Sì. La storia è che il professor Zakharov è inciampato e caduto in un laboratorio zeppo di pericolosi polimeri neurali sperimentali. Ah, merda, povero bastardo. Cosa c'è di tanto misterioso in questo? Alcune persone sono un po' scettiche riguardo a certi aspetti della storia. Per esempio? Per via di una bizzarra concatenazione di eventi, non esiste alcun filmato del momento fatidico, nonostante i laboratori siano costantemente monitorati. Beh, cose che capitano, no? A volte le videocamere si rompono o i dati non vengono registrati. È del tutto possibile. Un'altra stranezza è che i polimeri in questione non sono affatto pericolosi. È impossibile che uccidano qualcuno. Anche tu ami nuotarci dentro. Ah, ok, ma forse quei polimeri erano un campione unico sperimentale o qualcosa del genere. Tipo una varietà pericolosa. Anche questo è del tutto possibile. Ma il professor Zakharov non avrebbe forse saputo che il campione sperimentale con cui lavorava era pericoloso? L'ha creato lui stesso, insieme al dottor Sechenov. È un bel casino. Beh, certo è un casino, però secondo me c'entra qualcosa Sechenov. Secondo me è che il nostro personaggio ha avuto questo incidente qua e non ricorda un cazzo, ma secondo me è colpevole di qualcosa. Ma comunque dove minchia siamo? Siamo arrivati? Dobbiamo andare alla stazione Lesnaya e prendere il treno per Solnechnaya. Ok, quindi penso che finalmente dovremmo... No, chiudi sta roba. Dovremmo essere fuori? Oddio, non ci credo. Oh, tutto devastato, raga. Merda, ce l'ha! Cosa stanno facendo? Riparano i robot rotti. Più ce l'ha ci sono, prima l'unità danneggiata verrà riparata. Al momento non sono pericolosi, quindi puoi proseguire. Basta ignorarli. Credo che aspetterò. Uno di loro ha una telecamera e io non voglio farmi vedere. Mamma mia. Regionale dell'ecosistema, flutto in aria, amplificato una turbina eolica, si controlla il terminale. Signori, io direi che per questo episodio ci salutiamo ovunque. Qui. Dove vanno a finire le immagini? Le informazioni delle telecamere di sicurezza vengono inviate Beh, quello già lo sapevamo. Signori, noi ci salutiamo per questo episodio e ci vediamo nel prossimo episodio qui con Atomic Air. Come so.